Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Video 2 della giornata. Voglio fare una piccola precisazione che mi ha segnalato Valeria, che ringrazio. Sul video di stamattina ho fatto un piccolo errore in cui ho dato una stella che non ha a Boniek, mentre inizialmente Boniek doveva avere questa stella nel 50 dello Stadium. Poi i tifosi hanno contestato questa decisione e si è scelto di far rivotare per il nome che poi è stato quello di Davids, che tra l'altro è diventato acerrimo nemico di Boniek per questo motivo. Correggo, ma resto l'idea su quanto detto circa Andrea Fortunato e sul fatto che debba essergli assegnata una stella per i motivi elencati nel video di stamattina che invito a guardarvi. Detto questo, oggi voglio parlare di quello che è stato, insomma, come le acque siano un po' scalmanate dopo quella che è stata la sconfitta da Juventus in casa contro il Napoli. Il Napoli è meno uno, quindi chiaramente la cosa si fa seria. Detto questo, però, quando si parla di Juventus si cerca sempre di inventare, di prendere un po' come si vuole un po' le notizie e renderle un po' più fuorvianti. È quello che stanno facendo i giornali recentemente. Non è che sia un attacco diretto alla Juventus, perché io penso che il giornalismo in Italia faccia pietà un po' su tutti i fronti, però chiaramente quando a contendere sulla scudetta Juventus e Napoli, quando c'è la Juventus di mezzo, quindi una squadra che raccoglie tanti tifosi come tanti avversari, antagonisti, nemici, è chiaro che si tende sempre a sparare più di una che di squadre magari minori. Detto questo però, per quanto mi riguarda il giornalismo, mediamente, quindi non dico tutti, ma mediamente, il giornalista medio, diciamo che qualche sbaglione lo fa spesso e non corregge mai gli errori, perché magari sbagliare si può, ma correggersi sarebbe un atto di umiltà e di giustezza. Detto questo, partiamo dalla prima cosa. La prima cosa riguarda Buffon e Benatia, che avrà fatto una lite a spagliato spaccato e così via. Buffon poi ha chiarito questa posizione qua in un'intervista tramite i canali della Juventus, ha detto che non c'è stato nulla di tutto ciò, è solo gossip, gossip inventato perché magari si sa, in ogni spogliatoio dopo una partita, specialmente una persa, si discute, ma un conto è discutere cercando di vedere cosa si è sbagliato e cosa no, cosa che succede nel 100% delle partite, che si vinca o si perda, un conto è lite Benatia Buffon come se si fossero presi a. È una cosa successa da altre volte, un po' ancora quello che si rimanda a Cardiff, ricordo quando si puntò il dito sotto Lichtsteiner che fu la spia, perché Buffon sempre aveva detto qualcosa dopo una partita di Champions, non mi ricordo bene, e ogni caso talvolta si creano queste storielle con tanto anche di immagini, mi ricordo una bellissima vignetta della Gazzetta dopo, non so se Cardiff o un'altra partita in cui Allegri e Bonucci forse andavano le mani, cioè ragazzi sono cose veramente fantascientifiche. E questa è la prima. La seconda riguarda oggi la contestazione della Juventus, dei tifosi della Juventus. Intanto andiamo a vedere, veniamo sulle tre cani, contestazione, il significato che vogliamo prendere, cosa vuol dire? Azione, manifestazione di protesta, di aperta critica nei riguardi di persone, metodi e organismi. Ok, quindi è un'aperta critica, una contestazione, qualcosa contro, per criticare apertamente in modo aspro quello che è una situazione. Quello che è successo è tutt'altro che una cosa del genere. Il malcontento c'è perché chiaramente hanno perso una partita in un momento delicato contro il Napoli. Però è anche vero che i video parlano chiaro, ci sono praticamente questi tifosi che invitano la squadra a tirare fuori sì i coglioni, tra virgolette, ma sostengono la squadra, supportano la squadra con i loro cori e parlano tranquillamente, in modo molto civile, con Buffon, Marchisio, Dybala, Higuaín, se non erro, e anche Barzagli. Praticamente un normale modo di avvicinarsi alla squadra in un momento molto delicato, per far sentire la propria presenza, ma in modo civile, non hanno chiesto magliette, non hanno minacciato, non hanno preso in ostaggio nessuno. Un confronto tra tifosi e giocatori che se in questi termini, in poche occasioni come queste, secondo me fa del bene, ovviamente non è che si possono ogni volta sempre interrompere i giocatori nelle loro attività per discorsi puramente sportivi. Però è vero che in un momento delicato come questo, la tifoseria o parte di essa, quella organizzata, ha avuto la maturità di affrontare questa situazione nel modo che sa far meglio, incitando con dei cori e parlando tranquillamente con i giocatori che sono fermati. Punto e basta. Quindi non è contestazione, ma è un po' un supporto che nasce da un malcontento, ma che è diverso dalla parola contestazione, così come l'ho letta. E infine, la cappella delle cappelle. Questa è la cappella più grande che rimanda sempre al mondo Mediaset, perché anche quello della contestazione nasce un po' dal mondo Mediaset, da Sport Mediaset, se non sbaglio, poi rimbalza, perché chiaramente anche su Benatia Buffon parte da una parte e inizia e si dilaga. Per quanto riguarda invece questa è una cappella fatta da chi gestisce i social di TGcom24, che è una delle tante testate, mi pare che sia direttore Liguori, non vorrei sbagliarmi in questo caso, ma mi pare che sia lui. In ogni caso è una delle tante testate che ha Mediaset a sua disposizione. Sandro Piccinini pubblica questa immagine in cui
un po' anche andando contro quella che è l'immagine in sé, vediamo Conti e Pruzzo che fanno il dito medio nei confronti dello stemma del Liverpool, poi prenderanno 5 gol, quindi magari un po' il karma si bilancia. E il Piccinini fa, ecco, diciamo che si poteva cominciare meglio l'avventura, spero che arrivino le scuse. Spero che siano arrivate, perché chiaramente da una parte ho visto i giocatori della Roma andare nel posto in cui c'è questo tributo ai 96 che persero la vita, i tifosi del Liverpool persero la vita nel 89, e dall'altro c'è questa immagine qua, quindi molto brutta. TGCom 24 risponde a Piccinini, dicendo Sandro, una lacrima anche per Leisel, Juventini ma italiani. Credo che sia aberrante e vergognoso e mostruoso quanto scritto, Juventini ma italiani. Come per dire, sì, erano Juventini ma sono anche italiani, quindi okay, forse se sono Juventini chi se ne frega che siano morti, però sono italiani quindi magari un occhio di riguardo anche a loro. Questo è il senso. TGCom 24 poi si scusa dicendo che sostanzialmente quanto scritto era dovuto a un errore di chi gestisce i social che al posto di passare dal profilo personale a quello diciamo, di GGCOM 24, al proprio personale, ha risposto a Piccinini con quello di lavoro, ecco, diciamo così, e è arrivata questa risposta che è stata cancellata. Il problema, la cosa peggiore secondo me è che TGCOM 24, a posto di cercare scuse sul fatto, sì, sarà anche vero, che, cioè, chiaro che sia vero che ha sbagliato questa persona qua, ma TGCOM 24, a nome di tutta la redazione, va a dire togliersi da questa parte che ha scritto una cosa del genere e chiedere scusa. Non ha chiesto scusa direttamente alle famiglie, ai tifosi e quant'altro, ha fatto insomma, ha cercato di arrampicarsi sugli specchi per cercare di uscire pulita, cosa che non è successa. È una cosa vergognosa quello che è successo, perché i social e il profilo social di una testata giornalistica, che è di testata, secondo me sono quelle che hanno preso in testa da bambini, diciamo che chiaramente non è che voglio dire sia di un vanto, ecco, quindi diciamo che magari stare più attenti quando si tratta di testate giornalistiche, quindi che deve fare informazione, perlomeno guardare sia quale profilo stai usando, sia come scusarsi in caso di errori, perché gli errori ragazzi possono fare, ma poi è il modo in cui se ne esce che conta più di tutti. Detto questo, veramente questo Juventus Napoli ha dato veramente molto materiale alle testate giornalistiche, parliamone così, e tutti quelli dell'ambiente, visto che veramente stanno parlando su di noi, stanno inventando o comunque manipolando la realtà solo riguardo a noi. Evidentemente la voglia che questo Napoli vinca lo scudetto è tanta alta, e quindi sperano magari in un altro passo falso, non so, domenica, sabato, quando è, della Juventus, perché evidentemente stanno tutti un po', non dico partigiano per il Napoli, ma contro la Juventus, che è una cosa ben diversa. Sappiamo che in questi casi talvolta anche i tifosi non napoletani tifano il Napoli, ma non tanto per il Napoli in sé, perché poi magari il prossimo anno saranno lì a insultarlo con gli stessi cori e le stesse parole che talvolta accusano che noi appunto diciamo sul Vesuvio e quant'altro, ma solo perché la Juventus in questo momento sta vincendo, pertanto in quanto nemico giurato di tutti quanti, meglio il Napoli che la Juventus. Questo è il discorso e il succo. E sappiamo che i tifosi ce ne sono anche tre giornalisti e molti sono in ambito Mediaset, anche se ultimamente Mediaset sta facendo un po' di pulizia di quelle frange estreme, penso a Pistocchi e così via, dando luce magari più ai Piccinini, più ai Sabatini, più a tanti personaggi puliti che ci sono all'interno di Mediaset, e questo vale anche per la Rai. Vediamo se Sky Sport farà qualcosa, visto che ultimamente sta un po' sbagliando anche Caressa, ma magari quello un po' più folcloristico e non dà così tanto fastidio. Detto questo ragazzi, come sempre Forza Juve. Ormai si guarda avanti, si guarda ovviamente a Inter Juventus. Ciao! Paura, 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 paura.